Abbiamo inseguito il ministro Centinaio fino a Berlino per parlargli della crisi della xylella e delle gelate. Gli abbiamo fatto presente che la pazienza della Puglia è esaurita. Noi non ce la facciamo più. Non siamo in grado di dare risposte agli agricoltori, agli olivicoltori pugliesi, senza che l'Unione Europea e il governo italiano diano conto dei danni incalcolabili che l'olivicoltura italiana e pugliese hanno subito a causa delle gelate, ma soprattutto della xylella. Abbiamo fatto una proposta di un piano da 500 milioni di euro da investire in 5 anni che diano finalmente una risposta a gente che ha lavorato duramente, che non può più essere abbandonata. Queste stesse cose sono state fatte per altri drammi di analoga importanza e non riesco a capire perché anche in Puglia non si possano avere gli stessi risultati. Centinaio mi ha ribadito il suo impegno per un decreto legge, non per un disegno di legge, per un decreto legge che peraltro è la condizione che l'Unione Europea ha posto per erogare i fondi a favore degli olivicoltori, soprattutto del Salento. Non c'è più tempo, siamo pronti alla battaglia, non abbiamo più intenzione di aspettare.